sessione dell'attrezzatura, pelli incollate, polpetta. Già, oggi insieme a Polpetta vi portiamo a scoprire il Mondeval, l'alto piano del Mondeval, il passo di Giao, che è bellissimo. Oggi partiamo dal famoso tornante a quota 2000 sotto Malga Giao. C'è sto pontino qua in legno e si prende qui, si vedono tutte le tracce degli altri sciatori. Polpetta nel boschetto. Lì davanti a noi Forcella Giao, tutti gli altri sciatori. Chissà come farò a venire giù da lì, ma in qualche modo scendo, al massimo scendo a piedi. Ancora l'ombra. Polpetta riscossa. Già in prossimità della Forcella, abbiamo quelli là velocissimi, sono già lassù. Tofane, Ragusella, quasi in Forcella. Direi che il pezzo più ripido l'abbiamo già fatto. Forse la valanga che c'è stata, che ha ammazzato quello, è venuta giù da... Sì, passo già. Giù da una di ste cimette, che non mi ricordo bene il nome, però sì. Un bel passeggino intorno a questi massoni, un po' troppo scoperti, considerata la poca neve che c'è. Qui abbiamo il balcone panoramico. Polpetta del mio corazon, che oggi è qui con me a fare questa nuova avventura in discesa. Inquadrerò lei perché io sarò sempre per terra, vero Polpetta? Sì, certo, io scendo a piedi. No! Sì, sì. No, lei farà quelle curve come solo lei sa fare. Qui dietro c'è già la Forcella. Giornata stupenda oggi che ci accompagna. Oltrepassata a Forcella Giao, mi trovo già sull'altopiano del Mondeval. Là di fronte a noi, Pelmo. Qui abbiamo la Croda da Lago. Qui ormai siamo sul pianoro, si chiama proprio così, altopiano del Mondeval. Mi lascio indietro Forcella Giao, lassù si scende un po' e poi si risale questa rampa, posso dire rampa, dove in su troveremo la croce di vetta del Corvo Alto oppure Mondeval. L'ultima rampa che mi separa dalla cima del Corvo Alto. Fatica, però dai, mi fermo, fare qualche video. Forcella in fondo, non deve mancare tantissimo. Gli ultimi metri che mi separano dalla cima. Adesso vi faccio vedere il panorama da lassù. Ambler di 220.
Fatto vedere la cima del Monte Valo, vado a recuperare gli sci e provo a scendere in qualche modo. Lassù alle mie spalle Monte Val, ora qui c'è da risalire. Sono due le alternative: o si mettono le pelli se c'è neve fresca, ma qui c'è poca neve, si fa bene anche a piedi. Devo risalirla in forcella. Polpetta che mi aspetta, ci vediamo in forcella. Eccomi qua, ritornato a Forcella Giau. Ora lì vedo una roba tipo il Pez, chissà dov'è. Eccola là, il Pez qui. Elicottero! È facile, quando non sappiamo come scendere, chiamiamo elicottero, come fanno alcuni quando vanno in bivacchi e poi non riescono a scendere perché non sanno affrontare alcune situazioni. Chiamiamo, no? Anche tanto il giubbotto avevo. L'ombra qua. Sì, avevo antivento, adesso dopo me lo metto. Perché a salire così senza le pelli si faceva fatica. Adesso vediamo sto canalone ghiacciato, scendiamo un trattino a piedi.
fino al maso, vediamo sto maso. Sembra primavera, ragazzi. Primavera. Neve ghiacciata oppure nada. Incredibile. Ecco, ecco là il maso. Presumo sia quello. Sì, sì. La volevo far diversa. Tipo al masso ce li mettiamo, poi pian pianino ci infiliamo dove c'è tanta neve. Come? Vedi quel sasso là che è sospeso? Sì. Lo devi passare da sopra. Sì. E ti infili e vai giù. Ok. Evitando, arrivati a correzione là si apre, finito. Sì, poi è tutto. Però quel sasso lì, bisogna passarlo. Vedi che c'è una specie, è battuta. Sì. Bisogna prenderlo, a girarlo, vieni qua e tac, vai giù. Dai, altre due cadute che siamo giù. Se no devi... Allora, intanto vabbè, la cima l'abbiamo fatta. Causa il canalone ghiacciato, adesso scendiamo fin lì dove c'è il sole. Proviamo a metterci le sci lì e andiamo là in fondo e proviamo a prendere il canale da là che è più dolce. Poi qui ci sono tutti i sassi fuori e io non me la sento, ma fin là dai, ci provo. Ci provo, altre due o tre cadute e via. Eccoci! Siamo ancora interi, siamo praticamente sani e salvi ormai qua giù adesso. Sì, qua giù un cavolo. Qua su, dai, sono un po' ghiacciata. Vado? Vai! Ma guardate che professionista! Brava! Brava! Arrivo! Ah sì, ora ma fatica, è troppo ghiacciata, è troppo ghiacciata. Ecco il bagigio, si appresta nella sua discesa. Buttati! Che a tratti è morbida e a tratti è dura! Wow! Adesso vi faccio vedere la mia bravura in piano. La sua tecnica in piano. E grazie. È bravissimo, direi. In piano è bravissimo. E siamo qui ancora una volta. Siamo nel sentiero di rientro, che ovviamente tutto il saliscendi iniziale è un casino adesso. È così. Eccoci qua a Ravanage, sul sentierino 436 che porta a Forcella Giau. Bella, bella gitarella. Anche oggi abbiamo portato beh dai, da testardo ravanato fino al collo, fino alla macchina. Così da testardo. Perché sì, perché devo ravanare fino alla fine, da testardo, fino alla macchina con gli sci, anche se devo risalire. Così, adesso scendo
un po' risalto. Ecco, fino alla macchina con gli sci, la macchina è lì, adesso mi tolgo perché no, fino alla fine bisogna ravanare, fino alla fine con gli sci su asfalto devi andare. Sì. Siamo oggi giunti al termine di questa avventura. Spero che vi sia piaciuta. Spero che vi sia piaciuta. Il Monte Val va fatto con tanta neve, non quando ce n'è all'incirca uno sputacchio e anche congelata. Vi aspettiamo al passo Giao per la birretta. Sì. Anzi no, adesso andiamo solo noi. Vi aspettiamo alla prossima avventura. Ciao. Ciao. Bao. Miau. Bao.